Ciao amici, guardate che bel confettino che ci ha portato Marco Guida. Guardate, ciao Ciao ragazzi, Marco, ciao. benvenuto sul Grazie. Bruce Garage. È un po' di mesi che ci sentiamo e appunto mi ha detto: Harry, ti porto una macchina che ancora non hai provato e te la faccio vedere. Non mi ha detto niente, mi aveva detto soltanto il modello. Guardate con che gingillino a livello proprio di caratterizzazione cromatica è arrivato. Ma guardate questo turchese, che colore è? Tiff, sì, un colore un po' più tenue, un Tiffany più tenue, con questo interno ghiaccio. Guardate queste nuove Volvo, devo dire che dal punto di vista del percepito sono veramente fantastiche. Qualità importante, Armar Cardon, finiture davvero particolari, molto déco queste griglie verticali, al pari del colore. Anche il colore è déco, lo trovo un po' déco io. Caro Marco, vieni qua, non fare il timido, lo sai che adesso poi c'è la prova del bagagliaio. Vieni qua in video. Dai, dimmi tutto, vai. Senti, adesso andiamo a provarla. Bene. Motorizzazione? 190 Cavalli, turbo cavalli, diesel, turbo è diesel, un 2000 la macchina. 2000. Quattro ruote motrici. 4 ruote motrici, 4 Quindi cilindrini. XC40, nuova di zecca, la macchina è un 2019? 2000 e fine 2018. Senti, è stra full option, tetto panoramico, pelle, navigatore, cerchio da 19, colore Non meraviglioso. cambio il volante, Che bello è sto colore, ma... ragazzi. A me piacciono questi colori perché ti distingui con eleganza e non sono i soliti bianchi, neri, grigi. Poi magari gli sbarbati non piacciono, però devo dire che non sono assolutamente colori da vecchi, anzi, sono colori molto eleganti, diversi, particolari. La Sciuramaria cosa dice qua del bagagliaio? Doppio fondo, anche lui. Tac, scusa, non per guardarti. È capiente, è capiente. Direi di sì, abbastanza. Chiedo scusa. 480 Lo facciamo entrare nel bagagliaio? No, dai, non lo facciamo entrare tutto incamiciato, eh. Poi gli esce la camicia dalla giacca. Comunque, c'è da dire che ci stanno, qua ve lo dico io, ci stanno tre Marco qua dentro. Uno per così, buttiamo due così. dentro, Dai, vai. buttiamo Dai, dai, che la camicia è bella. dentro, dai, possiamo fare anche una cosa che non hai fatto, Guarda che qua contorsione. buttiamo giù tutto e vediamo quanto è largo. Dai, come si fa a buttare giù tutto? Ah, è automatico, è facilissimo. Ah, guarda, con lo sgancio elettronico, insomma. Sedili sdoppiati. Li faccio Puoi prendere impazzire anche al il Bruce sole, Gun. Bruce. Vedi che può prendere il Puoi sole. prendere anche il sole, Come ve le facciamo vedere noi le macchine nessuno. Bruce. Senti, vieni fuori che ti do una mano. Vieni fuori. Prova bagagliaio superata, Superato, bravo. vai. Bello il fatto che vengano fuori, cioè che i sedili con quel tasto. Ragazzi, materiali ci siamo, ci siamo. Livello di percepito molto alti. Dai, partiamo, andiamo a provarla. Allora, sai che qua si diventa protagonisti e registi. Quindi tu, niente, lo Il prendi qua dalla parte in gomma, solito occhio a non sì. schiacciare il rosso, se no ti interrompe. Ok, Buono, perfetto. saliamo in macchina, proviamo questa bellissima XC40. Allora, già Marco, vediamo che guida con lo schienale bello verticale. Questo è un bel segno perché vuol dire che è uno che sente la macchina. Sedili elettrici. Caspita, tutto sta macchina, eh. C'ho pure i sedili Tutto davanti, riscaldati. dietro, No, parabrezza. tu, io guido proprio opposto rispetto a Cazzo, te, sei tutto proprio sdraiato per terra. sdraiato, devi prendere il sole. Vediamo lo zio Bruce dove ha messo il... Allora, subito devo dire che anche lei è una di quelle macchine. Tienilo da qui sotto così ti inquadra anche te. Tienilo qua. Occhio che così lo schiacci. Devo schiacciare due tasti. Bravo. Ma stai rilassato che tanto lui si autostabilizza. È uno smoke pocket. Allora, ergonomia top. Già si sente con sedile. Comodo. Sì, che secondo me non ti affatica nei lunghi viaggi. Infatti l'ho preso per il comfort e per me. Cambio automatico, 8 rapporti. Modalità sport, no, qui non ci sono varie modalità, non Sì, ci c'è le sono. modalità Ah, qui ne abbiamo eco. eco, comfort, off-road, dynamic, individual. Allora, visto che siamo su asfalto, mettiamolo in dynamic così sentiamo il comportamento della vettura con quel piglio un attimino più. Bello che il freno a mano non è inserito. Freno a mano elettrico. Indietro così faccio l'effetto wow.
Bella la risposta di questo 4 cilindri turbo diesel da 190 cavalli, piena, corposa, costante nella sua erogazione dei chilogrammetri di coppia. Ragazzi, a Milano si muore dal caldo, ma io ci ho il fazzoletto dalla nonna. Dai, buona, dai, buona la prima. Proviamola sulle due curve di Milano 2, che sono sempre quelle che ti aiutano a capire il comportamento delle vetture. Mitica impostazione del Bruce. Pochissime le oscillazioni del corpo vettura, per quanto sia una macchina alta, un sì, po' in punta di piedi, un po' di però non oscilla molto, mi aspettavo di più. È stato secondo me tarato anche in Dynamic con la filosofia di Volvo, sono macchine che devono andare bene, sono sempre meno sedute rispetto alle Volvo di un tempo, sono macchine un po' più coinvolgenti alla guida. Negli ultimi anni ho provato alcune Volvo che mi hanno confermato questa tendenza da parte di Volvo, che cerca di mantenersi un marchio sicuro, cioè dove la sua filosofia di essere una macchina tra le più sicure al mondo rimane. Comportamento neutro, non l'ho sentita necessariamente in dinamica, comunque lo sterzo, la sospensione si regola, diventano un po' più rigide, più rigidette. Senti come risponde questo 4 cilindri, ragazzi, non è eccessivamente rumoroso, macchina ben insonorizzata, un po' di rumore di rotolamento di questi pneumatici da 19 si sente, frenata ottima, corposa, piena, forse qui per modularla ti devi un attimino, è un po' on off, frena subito moltissimo, sterzo dalla risposta assolutamente molto precisa. Beh ragazzi, sono un bel po' di anni che Volvo sta lavorando bene, ha reso le proprie vetture piacevoli da guidare, maneggevoli, qualitativamente devo dire che non hanno niente da invidiare alla concorrenza, più o meno degli stessi marchi, di marchi concorrenti. A me piace da morire questo colore, ma appena l'ho visto ho detto che eleganza, che meraviglia, diamine, devo studiarmi il nome di questa macchina qua, di questo colore qua. Allora, è bella perché senti di essere su una macchina importante eppure ha le dimensioni giuste, perché dal passo ti sembra quasi di essere su una macchinetta, sembra quasi un'utilitaria, sì. E invece è ben piazzata, anche nei curvoni ha seguito bene la linea con un ottimo appoggio che è stato sincero e preciso, quindi molto positivo il primo feedback ricevuto da questa vettura. Anche i bassi sale, il turbo è stato congegnato in modo da dare pochissimo turbo lag. Come la trovi la simmetria a posto di guida volante? Io la vedo... Il volante è leggerissimamente dissassato sulla sinistra. Sì, ma ancora rientra in quelle tolleranze che rendono il posto di guida ancora un ottimo posto di guida. Insomma, a volte guidi con pedali di là, volante di là. Cioè, se tu provi la prima testa rossa, cioè il testa rossa dell'86, tu sali dentro e dici, oh, madonna, dici, ma dov'è l'acceleratore? E di là tutto a destra. Devi ripiti a boomerang. Lo stesso la Monte Carlo, la Lancia Monte Carlo, tu ci sali dentro, l'acceleratore è tutto di là e praticamente io con il polpaccio che mi ritrovo faccio fatica a guidare correttamente, anche perché sono abbastanza grande. Senti, molto piacevole questa macchina, è una macchina che ti fa, secondo me, macinare chilometri in relax. Hai questa cosa dei SUV vettini, crossover come questo. Il fatto di guidare in alto a molti piace perché domini un po' la situation, ti senti anche un po' più sicuro. Poi in dinamica di guida hanno lavorato bene, perché poi queste macchine alla fine tengono la strada, sono abbastanza coinvolgenti. Diciamo che se compri un SUV non vai sicuramente a cercare determinate cose. Ad esempio il cambio al volante non mi interessa, cosa me ne faccio, non devo fare le corse. Cioè io una macchina del genere la guardo per il comfort. Poi è chiaro, se fare un sorpasso sotto qualche cavallino in più male non fa. Il cambio per innesti, la gestione elettronica di questo cambio mi ricorda appunto, effettivamente ricorda cambi BMW, cambi Alfa Romeo, ma mi dicevi che questo è lo stesso cambio che monta l'X1? Lo stesso cambio che monta l'X1, da quello che, di quel po' che mi sono informato, cambiano il nome, questo lo chiamano T5,
mi ricordo più. Questo non si può usare in sequenziale. Sì, lo puoi usare in sequenziale, lo tiri indietro di uno, okay, poi classico, vai in M e poi il classico destra e sinistra. Allora Marco, come tu arrivi da una classe A del 2013, sì, giusto? Come sei arrivato a fare, quando hai deciso di comprare un crossover, perché Volvo XC40 e magari non una concorrente? Allora, deciso di comprare un crossover SUV, chiamiamolo come si vuole, perché non ce l'avevo mai avuto. Ok. Provati tanti. Un quadro, chiaro, un quadro. Provati tanti, mai avuto uno. Non essere timido. Ho detto proviamo un attimino a vedere com'è guidare questo, avere un SUV. E niente, non mi sono buttato sulla concorrenza, classico BMW, Audi, Mercedes, per un discorso di, perché volevo prendere qualcosa di diverso che ti, e secondo me ti non consentisse di distinguerti un po'. Bravo, esatto, anche dal colore. Come colore, no? Ma guarda, se i colori o ti piacciono subito o non ti piacciono, cioè, mai, diciamo, io appena che... ti ho visto arrivare con questo colore ho detto ma che meraviglia. Ma io sono anche, guardate anche in queste curve, e lo lasciamo passare lei. Non ci ha fregato, non ho messo la freccia. Quindi assolutamente si distingue la vettura perché non è la solita. Il comportamento è molto neutro, non è sottostrazzante, non è sovrastrazzante entro certi limiti. Quindi per distinguersi, per non avere la classica macchina che hanno un po' tutti. Che hanno tutti, uscire un attimino dagli schemi. E quindi questo è stato l'ingrediente fondamentale. L'ingrediente fondamentale, ho detto, perché devo prendere una macchina che c'hanno tutti? Punto di domanda. Bravo, bravo. Anche a me questo ragionamento tanto spesso non è dispiaciuto nella vita. Non devi avere spesso e volentieri problemi a rivenderle certe macchine, ma non è il caso di Volvo, che ormai ha anche una quotazione sugli usati che è assolutamente valida, più che dignitosa. Non è come una volta che magari sei compravi una macchina strana, no, e poi avevi il problema di rivendere. Questi sono assegni circolari, hanno un mercato pazzesco, soprattutto i crossoverini si vendono molto facilmente perché poi piacciono agli uomini, piacciono alle donne, vanno bene per i giovani, insomma è diventata un po' la world car. Anche tu sai che io preferisco le macchine basse, però mi dispiace abbastanza anche facili e portare in giro tranquillamente anche in città, tutto quanto. Senti, se quindi pregi e difetti testati in questi mesi. Ma allora, difetti secondo me, che ripeto, ha un filino di rollio. Inquadrati. Bravo. Un po' di rollio. Rumorosa per quanto riguarda il. Perché non è così pronunciato però, per essere un assetto morbido. Però mi sa che è il copertone che non, cioè, che non rende, sì, perché sulla gomma invernale, come ti dicevo prima, fa meno rumore. Sul rotolamento i pneumatici, ma secondo me sono queste mescole qui che fanno un po' caccare. Sui pneumatici puoi anche informarti attraverso, fanno delle recensioni splendide sugli pneumatici dove puoi anche controllare i decibel prodotti dal rotolamento. Poi consumi, nella media io sono intorno ai 14 km per litro andando a 190 cavalli, sì, forse i costi di gestione sono un filino più alti rispetto a un 150 cavalli a livello anche di bolli, tutto quanto, però niente di esagerato e basta. Secondo me è comfort, ho già fatto qualche viaggetto, ci ho fatto solo neanche 10.000 km, secondo me rispetto a quello che c'avevo prima, che ero seduto per terra e tutto quanto, è molto più paga. Lo sterzo è bello, mi piace lo sterzo. E poi diciamo che non hai quella guida nervosa che può portare, cioè ti porta ad andare tranquillo. Ma infatti il bello delle Volvo è che hanno mantenuto il loro essere auto tranquille, da famiglia, da viaggio, affidabile, macina a chilometri, però negli ultimi anni le hanno rese molto, molto godibili anche alla guida. Sono diventate, cioè ti fai un viaggio tranquillo, è un bel mix di risposta della meccanica, dello sterzo, dell'acceleratore, e anche di questo relax che hai guidandola. Cioè io mi sono già rilassato qua. Ma poi anche come secondo e non me è una macchina interni, lenta o una macchina interni, anche come materiali, il percepito quando è entri buono, le molto prime valido. Volte secondo me molto è valido, sì, non manca niente qua, non manca niente, fallo guardare, guarda inquadra il, basta che lo giri, bravo, così
è pulito, è deco anche nella linea, nel design degli interni, guarda, perché è essenziale. Sì, chiaramente ci sono questi infotainment che purtroppo ormai la fanno da padrone, sono giganteschi. Sì. Però non mi dispiace, ti dirò tutto sommato come sono riuscito ad incastrare. Allora, io di solito non amo lo sviluppo verticale delle prese d'aria. Qui non mi danno fastidio, però stranamente è proprio la macchina che, cioè, si inseriscono bene nel design della macchina questi dettagli. Allora, sull'infotainment la cosa che rispetto forse la concorrenza, che la concorrenza l'ha fatto, gli ha un po' più semplici. Qua non è molto intuitivo, qua lo devi studiare. Ma guarda, noi facciamo parte di quella generazione che devono studiare, Marco. Bene, bene, dai, senti, dai, quindi sta, difetti non è, per il momento nessuno. Funziona, è tutto positivo, cioè non hai avuto nessuna anomalia, magari il carico è alto, niente. Zero. Ragazzi, meglio di così, cioè, un cliente che parla così penso che sia la pubblicità più bella per Volvo che gli si potesse fare. Quindi voi dovrete pagare, beh, io credo che, ma guarda che bello anche nello specchio questo colore, ma voglio una macchina di questo colore, sembrano quei colori anni 60, sai, quei colori Tiffany, quei colori un po' bello, particolari, di quel mi piace ma ho paura a comprarlo. Bravo, e invece tu non hai avuto paura, bravo, mi fa piacere anche queste scelte coraggiose in termini di colori, cioè in Italia le possiamo fare, basta comprare macchine solo grigie, nere, blu, per l'amor di Dio, io ce l'ho tutte bianche tranne una grigia azzurra e una nera, però insomma devo dire che sono stati dei minuti proprio piacevoli, in totale relax, in sicurezza. Si sente che è una macchina che ti infonde tranquillità, sicurezza, voglia di viaggiare. Adesso non sembra che faccio lo spot alla Volvo, ma la verità, cioè, è una macchina che ci sta lì sopra, ci stai bene sopra. Bene, sono contento. Bella, vacanziera, ariosa, colore giusto, seconda macchina oggi col tetto panoramico, che a me piace sempre da morire. Questo è anche apribile? Apribile completamente. Invece il Peugeot che ho portato stamattina, la 308, non era apribile. Cioè, fanno un tetto che non è apribile. Questo è un mezzo che così opzionalato supera abbondantemente cifre importanti. Diciamo che i vecchi 100 milioni sì, però sono sicuro che con un po' di attenzione magari... No, ma vengono via bene. Vengono... Si riescono a trovare delle belle occasioni. Ottimo, ottimo. Tu l'hai presa aziendale, l'hai presa? Aveva su 2000 km scarsi. Nuovo, neanche aziendale. Un immatricolato si può dire chilometri zero. Sempre girato nelle concessionarie come vetrina. Guarda, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è questa forma da frame tipo dell'Audi, cioè che partono. A me non piacciono quando vedo le forme quadrangolari che partono strette verso il basso e si allargano verso l'alto. Ma io per il resto questa macchina la comprerei come crossover, naturalmente. Cioè, è un passo, come dimensioni è tipo un 500X, ma questa è tutta un'altra categoria, sia al volante che dentro, cioè siamo su, anche come prezzo naturalmente costa il doppio di un 500X. Quindi, complimenti Marco, do un voto positivo a questo crossover della Volvo e ti ringrazio per avermela portata, ed essere stato protagonista di La Vostra Auto. Inquadra, ti saluta! Ciao ragazzi, alla prossima! E adesso niente, portiamo qualche altro mezzo. Quindi Marco, gentilissimo, grazie mille, complimenti per il mezzo, mi è piaciuto veramente molto, devo dire, mi è piaciuto proprio tanto. Non me l'aspettavo così perché vedendola alta mi sembrava un po' pesante, poi vanno provate le macchine, invece ha un bel senso di compact e di consistenza al volante. Bello oggetto, nella sua categoria. Quindi ragazzi, un commento, ciao ragazzi, condividete, iscrivetevi se vi va spuntando la campanella, se non vi va, problemi che ne venga, andate a ciappare i rati che siamo felici lo stesso, vi voglio bene, ciao grandi. E fi bravo, ciao belli. E fi bravo, bravo.